Le ragazze della Promo Ball Bienno rimediano una sconfitta in casa contro le ospiti della Volley Davis nella terza giornata del campionato di serie C FIPAV. Il risultato finale è di 0-3 per le ospiti. La partita inizia sostanzialmente in equilibrio, tanto che la prima richiesta di tempo arriva sul 7-10 dopo qualche errore delle ragazze di Bienno. Sull'11-13 arriva il primo doppio cambio, Di Giulio su Turina e Beschi su Papa. Continua il sostanziale equilibrio dovuto anche a qualche battuta di troppo sbagliata dalla Promo Ball e sul 15-16 ritornano in campo le due titolari con un doppio cambio. Non si smuove il gioco e a 18-21 Johnny Taramelli chiama il secondo tempo. Sul 19-22 Marinoni, a causa di un leggero infortunio, entra al posto di Bertoletti. Sul 20-22 viene richiesto tempo dalle ospiti del Volley Davis. Con un buon filone di battute le avversarie allungano e vincono il primo set sul 20-25. All'inizio del secondo set Zanetti entra a sostituire Turina e, guidati da Basalari, le padrone di casa sembrano partire meglio portandosi subito sul 3-1, ma poi concedono qualche punto fino al pareggio sul 5-5. La partita torna come nel primo set ad un gioco alla pari, continuando fino al 9-9. Sul 9-10, dopo il secondo ace avversario di fila, Taramelli chiama il tempo. Sul 13-14 arriva il doppio cambio per Papa e Zanetti con Turina e Di Giulio. Prendono le distanze le avversarie, sul 13-17 Johnny chiama il secondo tempo. Sul 15-19 Ganna riesce ed entra Ferrari. Le padrone di casa entrano in crisi e non sanno risollevare il risultato, lasciando il set all'avversario sul punteggio di 17-25. All'inizio del terzo set Beschi torna in campo con le titolari schierate nel primo tempo e Marinoni come libero. Sostanzialmente invariato anche questo inizio di ripresa in equilibrio sul 5-5. Battute più precise e qualche errore di troppo delle avversarie portano la Promo Ball sull'8-6. Rimontano le avversarie e sull'8-10 viene effettuato il doppio cambio Di Giulio e Turina su Beschi e Papa. Dopo un ace porta in pareggio la partita sull'11-11, Zanetti entra in battuta al posto di Gannar. Sul 12 pari rientra il doppio cambio, ma le ragazze fanno fatica ad ingranare e costringono Taramelli a chiamare il tempo sulla fuga delle avversarie sul punteggio di 13-18. Nonostante il recupero di punti, la gara non svolta e le ospiti della Volley Davis portano a casa set e partita sul risultato di 18-25.